La FIOM CGIL Abruzzo Molise festeggia i suoi primi 120 anni di attività sindacale e lo ha fatto con un incontro tra i metalmeccanici organizzato presso il Teatro Comunale di Pineto. L'iniziativa, oltre a celebrare i 120 anni di lotte e conquiste della FIUM, ha affrontato temi importanti ed attuali per il paese e per il territorio, Covid, luoghi di lavoro, delocalizzazione e transizione ecologica e digitale. Presente all'evento anche la segretaria nazionale FIUM Francesca Re David, che ha parlato delle grandi vertenze che riguardano la nostra regione. La Sevel è molto importante, la Sevel è lo stabilimento di Stellantis da cui non si aspettavano problemi, è l'unico stabilimento che ha sempre lavorato a pieno regime, oggi ci troviamo in una condizione di fermata e ci è stato annunciato che la fermata continuerà, diminuiscono i turni passando da 18 a 15, ma per adesso la ripresa non c'è, è un problema sicuramente che riguarda i semiconduttori, sicuramente che riguarda la struttura industriale di questo paese che, come dire, in assenza di politiche industriali non produce elementi fondamentali di una catena lunga che la pandemia ha messo in evidenza tutte le fragilità, ma è anche esempio di una politica industriale, di una mancanza di una politica industriale. I progetti di Stellantis li conosce solo Stellantis perché il governo non glieli chiede, siamo l'unico paese in cui questo accade, c'è uno stabilimento gemello in Polonia che si sta riempiendo di produzioni, quindi pensiamo che il tema non sia solo i semiconduttori, noi a questo punto chiediamo non più solo a Giorgetti che comunque ci ignora, ma a Draghi di aprire un tavolo sull'automotive a partire da Stellantis, perché l'automotive è l'asse strategico di un paese industriale come siamo noi. Preoccupa anche la situazione dell'Ariello. Sì, l'Ariel è un altro caso emblematico perché rientra nelle aziende che hanno deciso da un giorno all'altro di chiudere per delocalizzare, senza neanche utilizzare gli ammortizzatori sociali previsti che abbiamo a disposizione per trovare le soluzioni possibili. Noi troviamo che questo sia inaccettabile. Oggi l'Ariel, lo stabilimento di Verona, sta scioperando, 8 ore di sciopero, il sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici di Pescara. Noi pensiamo che non sia possibile accompagnare i processi di chiusura, per questo la FIOM non firma le casse integrazioni per cessazione, che significa salvaguardare i lavoratori ma anche il sistema industriale del paese. C'è bisogno che le aziende siano richiamate alla responsabilità sociale prevista dalla Costituzione e che il governo metta in atto, ora ci sono anche le risorse del PNRR, tutto quello che è necessario per mantenere le produzioni.